Qua si dorme, oh! Ma eravamo molto superiori. Siamo molto superiori della Fiorentina. Ma che state facendo? Ma, cioè, è quello che sto ripetendo da tutto il tempo, io. Pazzisco! Pazzisco! Eravamo molto meglio. Abbiamo dei giocatori fortissimi. Nei singoli. Che però dormono, ragazzi. Dormono! Cioè, guardate i gol. Tatarusano che sta facendo? Poi un gol su un contropiede dove eravamo noi ad attaccare tutto il tempo. Cioè, lì la difesa dovrebbe chiudere. Immagino, penso. E poi Theo Hernandez che dorme. Così. Improvvisamente lui stava svenendo. Noi, intermittenza, funzionavamo. Cioè, pazzesco. Poi ci chiediamo, ma perché in Champions un punto abbiamo? Solo un punto. Ora anche in campionato. Solo che finché giochi contro Bologna in 9 è un conto. Contro la Fiorentina, dove vedi che c'è un Vlahovic che tiene testa Kjaer, che può vincere il pallone d'oro meritatamente nella top 30, capisci che devi cambiare modo di giocare. Tutto il tempo bisogna essere svegli, sempre. Ma che stiamo facendo? Cioè, Ibrahimovic ci stava tenendo pure a galla. Magari la rimontavamo anche. Ed ero comunque arrabbiato, perché non si può giocare così. Cioè, ci serve proprio qualcuno che ci dia una bella svegliata. E non ci può essere sempre solo Ibra. Cioè, tutto il tempo svegli, cos'è che non capite? Leao finalmente gioca bene. Non è più come una volta che gioca sì e no. Adesso è veramente un top player, cioè ne scarta 2-3 dal centrocampo, va lì. Però vedete, anche con i top player, se non giocate sempre bene, succede questo. Io veramente... Cioè, i giocatori stanno lì, ma che stanno facendo? Stanno proprio dormendo. Qui ci serve un Pioli e un qualcun altro che invece ci dia la grinta. Però non so, perché Pioli comunque sia anche nelle altre squadre gli mancava quella grinta, no? Li metteva bene in posizione. Spero che non sia anche qui colpa sua. No, vabbè, pazzi, sono distrutto, ragazzi. Speriamo domani pareggino, perché anche l'Inter fa punti, va male. Lasciate un mi piace, ciao.